Vediamo un esempio di applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti per la determinazione della forza elettrostatica su un sistema di particelle cariche nel vuoto. Consideriamo una configurazione semplice con più di due particelle. Per semplicità, appunto, consideriamo il caso di tre particelle. Consideriamo una particella Q1 carica positivamente, consideriamo un'altra particella Q2 anch'essa carica positivamente e consideriamo una terza particella Q3 invece carica negativamente. Vogliamo determinare la forza elettrostatica che agisce sulla particella Q1 causata dalla presenza delle particelle Q2 e Q3. Il principio di sovrapposizione degli effetti, l'applicabilità di questo principio, ci consente di studiare separatamente l'effetto dovuto alla particella Q2 e quello dovuto alla particella Q3. Iniziamo intanto con lo scegliere un sistema di riferimento di assi cartesiani. Possiamo sempre decidere, per semplicità di analisi, di far coincidere uno degli assi del nostro sistema di riferimento, ad esempio l'asse X, lungo la retta congiungente due delle particelle, in questo caso la Q1 e la Q2. Ovviamente l'asse delle Y lo facciamo coincidere verticale con l'origine risultante del nostro sistema di assi cartesiani, coincidente con la particella Q1. Studiamo separatamente gli effetti delle due cariche, però prima vediamone in termini in anticipo, diciamo, il percorso che vorremmo fare. Quindi anticipiamo la nostra soluzione qualitativamente, intanto vedendo l'effetto della particella Q2 sulla particella Q1, sono entrambe cariche positivamente, quindi la forza elettrostatica su Q1 dovuta a Q2 sarà una forza di tipo repulsivo, quindi diretta in questa direzione, quindi la F12 sarà diretta nella direzione appunto di repulsione dalla particella Q2, quindi nella direzione negativa dell'asse X per la scelta che abbiamo fatto. Per quanto riguarda la particella Q3, se andiamo a indicare la retta di azione della forza che si troverà sulla retta congiungente le due particelle, quello che troveremo in questo caso sarà una forza invece di tipo attrattivo, perché le particelle hanno cariche opposte come segni, quindi sarà diretta da Q1 verso Q3, quindi sarà la F13. La risultante dell'azione di entrambe le particelle la troveremo appunto come risultante dei due vettori rappresentativi delle singole forze elettrostatiche. Quindi possiamo applicare il metodo del parallelogramma, il metodo punta coda, come lo volete chiamare. Quindi disegno i vettori paralleli a quelli dati per determinare il vertice del parallelogramma sul cui lato opposto potrò tracciare la risultante F1 complessivamente agente sulla particella Q1 determinata dalla presenza delle particelle Q2 e Q3. Adesso andiamo analiticamente a trovarne le espressioni di queste grandezze.
Intanto definiamo i dati del nostro problema. Ovviamente dobbiamo conoscere i dati del nostro problema, sarà la conoscenza del valore della carica delle particelle Q1, Q2 e Q3, dove Q1 e Q2 saranno valori positivi e Q3 valori negativi. Ovviamente stiamo parlando di cariche elettriche, quindi sono valori espressi in Coulomb. Altri dati necessari per poter risolvere il problema sono dati geometrici, in particolare ci serve sapere le distanze fra le particelle, quindi questa sia la R1, la distanza fra la particella Q1 e la particella Q2. E poi sia R2, la distanza fra la particella Q1 e la particella Q3. Quindi tra i dati ancora dobbiamo conoscere R1 ed R2, le due distanze, quindi ovviamente unità di misura sono metri. Un altro dato di tipo geometrico che sarà necessario per completare la nostra analisi è la conoscenza di questo angolo formato fra la direzione Q1-Q2, quindi l'asse delle X, e la direzione Q1 Q3, chiamiamo questo angolo ad esempio delta. Quindi tra i dati inseriamo anche delta, che potrà essere espresso o in gradi sessagesimali oppure ad esempio in radianti. La cosa è indifferente una volta che settiamo correttamente il nostro strumento di calcolo per i calcoli trigonometrici. Allora, determiniamo i singoli effetti. Analizziamoli uno alla volta. Quindi, fatto il quadro generale, isoliamo le nostre prime due particelle, Q1 e Q2. Abbiamo detto che la distanza fra le due è R1. Quindi la forza elettrostatica, abbiamo detto, di tipo repulsivo tra particelle aventi la stessa carica, la F12 sarà semplicemente data dall'applicazione della legge di Coulomb, il cui modulo della forza, abbiamo detto, siamo nel vuoto, quindi sarà 1 fratto 4 pi greco epsilon 0, vi ricordo epsilon 0 è la costante dielettrica del vuoto, moltiplicata il valore delle cariche Q1 e Q2 diviso la distanza fra le due cariche elevato al quadrato, quindi R1 al quadrato. Poi ci serve un versore che indichi la direzione. Come versore, data la scelta che abbiamo fatto di posizionare le cariche Q1 e Q2 lungo l'asse delle X, scegliamo come versore quello dell'asse delle X, quindi un vettore di lunghezza unitaria che sull'asse delle X solitamente viene indicato con la lettera I minuscola orientato nel verso positivo crescente della x. Quindi ripeto, I è il versore dell'asse delle x, quindi un vettore di lunghezza unitaria. La F12 sarà quindi, avrà direzione quella dell'asse delle x, quindi utilizzerò il versore I, però avendo direzione, cioè verso
opposto a quello del versore I, essendo diretto verso la parte negativa dell'asse dell'X, dovrò metterci un segno meno davanti al calcolo della forza elettrostatica. Quindi l'opposizione, questa opposizione tra le direzioni del vettore della forza elettrostatica e del versore dell'asse è quello che determina questo segno o meno davanti al calcolo della forza elettrostatica. Non stiamo sostituendo valori numerici, ma in questo modo avremo trovato la F12. Adesso occupiamoci dell'altra coppia. Abbiamo sempre la carica Q1 positiva e poi abbiamo detto che la carica Q3 circa in questa direzione. Questi erano gli assi X e Y, quindi la direzione, la congiungente, i due è questa, la distanza abbiamo detto che è la R2 come lunghezza, poi abbiamo detto che l'angolo formato con l'asse dell'X sia l'angolo delta, e sappiamo che la forza elettrostatica sarà di tipo attrattivo, quindi questa sarà la nostra F1,3, diretta lungo quella congiungente. Adesso la F1,3 noi la determiniamo sempre con la espressione della legge di Coulomb. La F1,3 conviene scomporla adesso nelle due componenti lungo l'asse dell'X e lungo l'asse delle Y, in modo da trovare le due componenti di questo vettore che ci consentirà di fare poi facilmente l'operazione di somma vettoriale al termine per ricavare la risultante che stiamo cercando. Per vedere le operazioni che andrò a fare, come dire, ingrandisco questa rappresentazione geometrica, quindi ho la F1,3 forma l'angolo delta con l'asse delle X. Quello che vado a determinare sono le due componenti sull'asse delle X e sull'asse delle Y. Quindi andrò a trovare le proiezioni. Quindi questa sarà la F1,3x con proiezione della F1,3 sull'asse dell'X, quindi componente sull'asse X della F1,3, e poi consideriamo l'altra proiezione sull'asse dell'Y, e questa sarà la F1,3y. E queste sono le due componenti che andrò a ricavare. Per prima cosa, però, applichiamo la legge di Coulomb in generale, quindi la F1,3 sarà uguale a 1 fratto 4 pi greco epsilon 0, in questo caso il prodotto Q1-Q3, diviso la distanza tra le due particelle R2 al quadrato, per il versore della direzione. Avevamo già detto nella
in precedenza, che il versore lungo una direzione generica è quello che io ricavo se considero un vettore avente la lunghezza, modulo pari alla lunghezza, quindi in questo caso R2, cioè, ripeto, considero il vettore R2 come quel vettore che ha direzione sulla congiungente Q1, Q3, modulo uguale alla distanza R2 è verso diretto nella direzione della forza, quindi in questo caso da Q1 verso Q3, questo è un vettore di lunghezza R2, per ottenere il versore lungo quella direzione non devo far altro che dividere per R2 in modo tale che questo rapporto mi dia un vettore lungo la direttrice Q1, Q3 di lunghezza unitaria. E questa è l'espressione generica, non generica, intendo dire l'espressione generale che mi fornisce la legge di Coulomb. Per determinare le due componenti sull'asse delle x e sull'asse delle y che mi aiutano a fare il calcolo poi della risultante, non faccio altro qua che applicare il teorema di Pitagora a questo rettangolo e quindi la componente F 1, 3x sull'asse delle x non è altro che uno dei cateti del triangolo rettangolo. Noi ne conosciamo l'ipotenusa e quest'angolo acuto, quindi la F1, 3x dall'applicazione del teorema di Pitagora non sarà altro che il modulo di F1, 3 che è l'ipotenusa moltiplicato per il coseno dell'angolo acuto adiacente che è delta, quindi per il coseno di delta, mentre invece l'altra componente, la F1 3y, che non è altro che l'altro cateto, quello verticale, in questo caso sarà F1 3y. Y sarà uguale sempre al modulo di F1, 3 trovata sopra, in questo caso per il seno dell'angolo acuto opposto, quindi per il seno di delta. Quello che abbiamo scritto qua per le due componenti sono i moduli, dobbiamo ancora completare con l'indicazione della direzione. Adesso le due componenti si trovano sull'asse X e sull'asse Y, quindi utilizziamo i versori di questi due assi. Abbiamo detto sull'asse X il versore è I, diretto in questo caso la componente nella direzione positiva dell'asse X, quindi il segno complessivo della componente F1 3X è positivo. La F1 3Y è anch'essa diretta nella direzione positiva dell'asse Y, e in questo caso il versore sull'asse dell'Y, cioè il vettore di lunghezza unitaria sulla direzione dell'asse Y, di solito viene indicato con la lettera J, sempre minuscola, e quindi queste sono le due componenti. Quindi a questo punto possiamo calcolare la risultante, mettiamo insieme i pezzi. Abbiamo detto che la F1,2 è tutta sull'asse delle x, quindi la risultante che stiamo cercando, cioè abbiamo chiamata la F1, la forza elettrostatica complessiva che agisce sulla particella Q1 sarà data dalla somma avrà componente sull'asse X data dalla somma delle componenti sull'asse X delle due forze elettrostatiche parziali e avrà componente sull'asse delle Y anch'essa
somma delle componenti sull'asse y delle due forze elettrostatiche parziali. Quindi, ricapitolando, la F1 avrà una componente F1x sulla direzione dell'asse x, quindi che utilizza il versore i, più una componente F1y diretta nella direzione dell'asse y. Quindi avremo come componente sull'asse x la somma delle componenti sull'asse x delle due forze elettrostatiche, quindi avremo la F1, 2 che è tutta sull'asse x più la F1, 3x che è anch'essa sull'asse dell'x più sull'asse dell'y abbiamo solo la componente della seconda forza elettrostatica, quindi avremo più la F1, 3y diretta secondo l'asse y, quindi con versore j. Andiamo avanti, quindi non avremo altro che F1, la somma dei moduli delle due componenti sull'asse x. Più l'unica componente sull'asse y. Quindi, se vogliamo ancora rifarci ai valori calcolati con la legge di Coulomb per i due contributi alla forza elettrostatica, avremo la F12 più la F1, 3 coseno di delta e ho la componente sull'asse dell'x più la F1, 3 seno di delta sull'asse delle y. E quindi quello che ho determinato non sarà altro che ciò che avevamo indicato all'inizio, quindi la risultante, la F1 che abbiamo calcolato, l'abbiamo calcolata come sovrapposizione delle due forze elettrostatiche F1,2 e F1,3 scomposte nelle componenti lungo l'asse x e lungo l'asse y.